Ragazzi, faccio questo video, vi chiedo un po' di attenzione, le storie saranno un po' lunghe, però ho deciso di promuovere un'iniziativa, volevo raccontarvela un po' e laddove vi interessasse potrete partecipare anche voi. Sono stato contattato da Marco Cappato che mi ha raccontato questa iniziativa di Stop Global Warming che riguarda il tema dei cambiamenti climatici, che è un tema che a me personalmente, devo dire sinceramente, non mi ha mai toccato, non mi ha mai affascinato perché ho sempre pensato che il movimento avesse delle basi solide, giuste, ma che fondamentalmente si scontrasse sempre con un muro di gomma e non si riuscisse mai a portare qualcosa di realmente concreto. E allora Marco mi ha raccontato l'iniziativa di Stop Global Warming. Si tratta di una petizione online destinata alla Commissione europea. Laddove questa petizione dovesse raggiungere il milione di firme, la Commissione europea sarebbe obbligata a discutere di questa iniziativa. E di cosa si tratta? È una proposta per cercare di non vanificare tutto quello che è stato fatto nel movimento Fridays for Future, che ha portato milioni di studenti a scendere nelle piazze. La proposta è quella, semplicemente, non di criminalizzare le emissioni inquinanti, ma semplicemente di tassarle. E quindi ci sarebbe anche la possibilità di spostare la pressione fiscale che c'è sul lavoro in questo momento e di alleggerire quindi la pressione fiscale sul lavoro e di metterla sulle emissioni inquinanti. E questo potrebbe agevolare per l'appunto l'avvento di energie rinnovabili che non inquinano. Io vi lascio il link qua sotto, se volete potete firmare anche voi la vostra petizione e essere parte di un qualcosa che veramente potrebbe essere storico. 22 aprile, giornata mondiale della Terra. La crisi del coronavirus ci fa capire quanto sia delicato il rapporto tra esseri umani e pianeta. Oggi c'è qualcosa che ciascuno di noi può fare di concreto per contribuire a fermare i cambiamenti climatici che rischiano di avere un effetto devastante sul nostro futuro. È la proposta di spostare le tasse dal lavoro all'inquinamento, come sostengono 27 premi Nobel. Se raggiungiamo 1 milione di firme, la Commissione europea sarà obbligata a esprimersi. Ciascuno di noi può firmare sul sito www.stopglobalwarming.eu. Lo hanno già fatto Fedez, Mara Maionchi, Nina Zilli, Giulia Innocenzi, PIF, Gabriele Muccino, tantissimi altri. Ciascuno di noi lo può fare in queste ore condividendo poi sui social www.stopglobalwarming.eu.